Si parla di una vertenza vinta in merito ai buoni pasto e ai premi di produttività contro la Catanzaro Servizi. Quale ruolo ha avuto in tutto questo la Wiltux? Sì, si aggiunge un altro tassello alle vittorie ottenute contro la Catanzaro Servizi. Questo è il quarto. Bisogna ricordare come le tre precedenti siano state tutte quante pagate ai lavoratori. Ne seguiranno altre che sono semplicemente slittate per la situazione del coronavirus. Inoltre, bisogna sottolineare come la sommatoria di queste vertenze ad oggi si aggiri intorno ai 50.000 euro. Queste somme, aggiunte a quelle che verranno, perché le posso assicurare che arriveranno, avrebbero consentito non solo di cambiare il contratto ai lavoratori e alla società, come era previsto dalla delibera del Consiglio Comunale, ma anche di ridare quindi dignità professionale agli stessi lavoratori. Come mai è successo tutto questo? Perché queste somme dopo il sollecito non sono state pagate? Allora, innanzitutto bisogna dire come la Wiltux informò i revisori dei conti della società tramite una lettera raccomandata, segnalando appunto la mancata erogazione di quanto vantavano i lavoratori. Si è arrivata a questo in quanto la gestione allegra della società a un certo punto non ha consentito più alla stessa di godere delle disponibilità economiche che avevano. Molti soldi infatti non erano serviti alla società per pagare i lavoratori, ma per fare ben altro. Vedi la situazione del Parco Romani. Il comune, quando capì che l'operazione economica fatta dalla società in merito all'acquisto di Parco Romani poteva non essere più conveniente, ha ritenuto opportuno fermare i pagamenti dei contratti di servizio alla società, in quanto i creditori tecnicamente stavano attaccando la società nel chiedere i pagamenti degli affari che avevano fatto con la stessa, mettendo quindi pignoramenti i beni di questa, tra i quali figurano in modo prevalente anche le somme che il comune dava alla Catanzaro Servizi per avere appunto il ritorno dei servizi. All'epoca fu applicato quindi l'articolo 5 dello statuto del comune, che prevedeva il pagamento diretto da parte del comune alle società che non pagano i lavoratori. Fu allora che venne deciso di sospendere in via momentanea l'erogazione dei buoni pasto e dei premi risultato, al fine poi di riprendere in maniera retroattiva quando appunto la situazione si fosse aggiustata. Ecco, segretario, cosa ne pensa dell'intervento del MEF? Noi riteniamo che il Ministero abbia messo a nudo quanto a noi più volte segnalato sulla gestione della società. Vorrei anche chiarire che, contrariamente a quanto si viene detto in giro, l'affido dei servizi alla società è del tutto legittimo, come è legittimo che i lavoratori utilizzino strumenti immobili dell'amministrazione comunale, in quanto appunto società in-house. Anzi, questo già l'avevo già accennato in altre situazioni. Anzi, vorrei dire che il MEF va oltre e fa fra le righe, fa capire come in realtà sia il caso di inserire questi lavoratori nella pianta organica dell'amministrazione comunale, visto che ormai da anni operano e sono indispensabili al funzionamento della stessa. Ricordiamo come questi lavoratori svolgano servizi di assoluta necessità, come ad esempio la gestione degli uffici legali e le notifiche degli acquedotti, dei musei, della biblioteca, delle affissioni, della contabilità, insomma, dei cimiteri, manutenzione strade, assistenti di scuola, bus, insomma. Vi posso garantire che senza questi lavoratori gran parte dei servizi comunali si sarebbero fermati o comunque subirebbero veramente un impedimento. L'auspicio è quello che anche le future vertenze sindacali siano accompagnate dallo stesso successo. Certamente, anche perché sono soldi che i lavoratori hanno guadagnato e sudato. Quindi sicuramente ci aspettiamo che tutte le altre vertenze abbiano lo stesso esito. Le anticipo inoltre che sicuramente la Wiltux andrà oltre queste vertenze, chiedendo in maniera definitiva, come dicevo prima, di inserire in maniera stabile i lavoratori nella pianta organica della missione comunale.